Liturgia oggi ci dona uno dei brani per me più belli del Vangelo, più belli perché ci fa conoscere Dio nella sua vera realtà. A volte noi abbiamo un'idea un po' distorta di Dio, lo consideriamo un Dio cattivo, un Dio giudice, mentre oggi Gesù ci mostra un Dio padre, buono, generoso, che pur lasciando andare il figlio lontano da casa, lo aspetta ogni giorno in attesa del suo ritorno. Vorrei sottolineare due aspetti in particolare. Il primo è quello della misericordia. Questo figlio ribelle che se ne va, siamo noi, sei tu, sono io, e questo Dio, è proprio il Dio di Gesù che aspetta, che ci aspetta e non vede l'ora di riabbracciarci. In questa relazione tra noi creature e Dio Padre Buono sta proprio il dono immenso della misericordia. Nella relazione con Dio noi dobbiamo lasciare fare a Dio, direi, il suo lavoro, lasciare che Dio sia Dio, cioè lasciare che Lui ci immerga, ci ricopra della sua misericordia. Lui non vuole fare altro. L'altro aspetto è quello della festa. È così grande, così strepitosa la notizia che il figlio è ritornato a casa che il padre in 448 imbastisce una grande festa. E noi siamo in un tempo in cui ci è proibito fare feste, ci viene chiesto di non organizzare cene di lavoro, non organizzare aperitivi in piazza. Ecco, allora mi nasce un'idea. Potremmo in questo tempo di Quaresima, nelle nostre case, da soli, in intimità con il Signore, fare l'esperienza di Dio che fa festa per la nostra presenza, per il nostro essere con Lui. Proviamo, proviamo a gustare la festa che Dio fa con ciascuno di noi. Lui vuole fare festa.